Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, la nostra rassegna stampa che oggi martedì, giovedì 3 gennaio 2019. Andiamo subito a leggere le prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali che questa mattina troviamo nelle edicole. Vogliamo subito iniziare con la prima pagina del quotidiano Il Centro di Pescara con il titolo di apertura: città sorvegliata da 75 telecamere, a Pescara in arrivo i nuovi impianti nelle zone più a rischio. Il comune svela il progetto. Nel taglio alto, in Abruzzo, gli sconti sugli acquisti, saldi si parte sabato, ma le vendite online danneggiano i negozi. Inoltre nel box in alto, nel taglio alto, la Lega punta i piedi no a ex candidati del centro-sinistra. Nella foto di copertina troviamo un altro articolo sempre su Pescara, lotta ai parcheggiatori abusivi e l'area di risulta sarà affidata alle guardie giurate. Nell'articolo di spalla di sinistra, età, tagli e tasse, pensioni, tutte le novità previste nel nuovo anno. Qui vediamo il presidente dell'INPS Tito Boeri, dove ci svela quello che può accadere nel nuovo anno sul andare in pensione. Nell'articolo di spalla di destra, allarme neve, tonnellate di sale pronte per i colli della zona di Pescara, dice 160 tonnellate di sale per i colli e altre 130 per il resto della città. Così il comune di Pescara si prepara ad affrontare il maltempo e la neve in arrivo. Sempre un articolo di cronaca, inchiesta su Rigopiano, Di Marco, l'ex presidente della provincia di Pescara, dal pubblico ministero l'8 gennaio ci sarà l'interrogatorio. E allarme, ladri scatenati, raffica di furti in casa nel comune di Spoltore. Nel taglio basso, sisma Marsica, notte di paura, in auto la scossa di 4.1 ha lesionato alcune case, l'esperto dice quest'area va monitorata. Spostiamoci adesso sulla prima pagina, sempre del centro della provincia di Chieti, Lanciano e Vasto. Titolo di apertura: i negozianti, mai più città deserta. A Chieti i commercianti servono interventi per riportare la gente a fare spese in centro. E invece nella foto di copertina, a San Salvo, a fuoco due capannoni, distrutte tre ditte all'ingrosso. Le indagini sul dolo a Piana Sant'Angelo. L'articolo di spalla di destra, Chieti, migrante espulso dopo la lite con il marito tradito. Il migrante senza permesso di soggiorno litiga con il marito della sua amante e quando arrivano i carabinieri si scopre che è irregolare e viene espulso. A Chieti il cardiochirurgo di Gianmarco si candida con il partito di Legnini. Sisma Marsica, notte di paura in auto e la scossa ha lesionato alcune case. A Lanciano, Pupillo, sindaco di Lanciano, dice il 2019 cambierà il volto della città. Spostiamoci adesso sul quotidiano della provincia di Teramo. Titolo di apertura: Capodanno da record per il rilancio, a Teramo si rianima con gli eventi delle feste, 20.000 in piazza e negozi pieni. L'articolo di spalla di destra, a Pineto muore tre mesi dopo l'incidente in autostrada, la procura dice ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia sul corpo della 74enne pinetese che era ricoverata all'ospedale di Atri. Inoltre acqua del Gran Sasso, i carabinieri inascoltati gli allarmi dell'ASL. A elezioni a Giulianova nasce la grande coalizione delle liste civiche. Vogliamo adesso vedere, leggere il centro della provincia dell'Aquila, della zona anche di Avezzano e Sulmona, terremoto, crepe in alcune case, Collelongo, notte in auto per molti residenti. Il sismologo, area, dice da monitorare. Infatti vediamo anche nella foto di copertina la protezione civile che distribuisce le coperte nel centro di accoglienza allestito nella palestra della scuola di Collelongo. Inoltre negli articoli di spalla all'Aquila,
Caos al Veglione, si indaga su chi l'ha organizzato. L'organizzatore dice che il Veglione è stato interrotto per il sovraffollamento. Vendite nel Fucino, Confagricoltura frena gli affari della Chiesa. Nel taglio basso, all'Aquila, negozianti in centro, nessun servizio, dicono acquisti a picco a Natale, hanno tenuto bene solo bar, ristoranti e pub. E inoltre, da domani a Sulmona torna il Festival del Cioccolato. Vogliamo spostarci alla prima pagina del quotidiano regionale d'Abruzzo, Il Messaggero. Sisma e neve, la grande paura. A Collelongo in tanti preferiscono non rientrare nelle abitazioni dopo la scossa di magnitudo 4.1 di martedì sera. E oggi anche in Marsi che è attesa l'ondata di gelo. Infatti vediamo anche la foto di copertina. L'allerta meteo, i comuni sono pronti. E nel taglio basso dice che i supermercati sono stati presi d'assalto a Pescara, anche la corsa all'accaparramento alimentare nella vigilia degli abbondanti nevicate che sono attese per questa notte. Nel giallo di Rigopiano, bis, oltre 50 telefonate fantasma, dal telefonino del cameriere parte la caccia agli autori del depistaggio. Vogliamo concludere con la pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo. Neve, scatta l'emergenza lieve. Spazzaneve, spargisale, mobilitati assieme ai volontari della protezione civile per la prima nevicata dell'anno. Nel taglio alto, Roseto degli Abruzzi, con Vannucci, il PD apre a socialisti e civici. Inoltre, vediamo anche altri articoli, i primi fiocchi nella Marsica è un nuovo sisma. L'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia dice nessun collegamento con l'Aquila ed Amatrice. Teramo Calcio, l'anno nuovo comincia con i repulisti nella rosa, 7 pedine in uscita. Vogliamo adesso spostarci ai quotidiani nazionali, iniziamo subito con Il Corriere della Sera, la prima pagina, sfida tra sindaci e Salvini. Orlando, il sindaco di Palermo, non applico il decreto sicurezza. Il ministro invece dice rinunci anche ai fondi. I comuni governati dall'opposizione in campo e sugli stipendi dei parlamentari. Attenzione tra Lega e Movimento 5 Stelle. Nel taglio centrale vediamo il leader cinese Xi che avverte Taiwan pronti a usare la forza. Il leader vuole un paese unico, i Taipei, noi invece una democrazia. Articolo di spalla del centropagina, la Carige, la cassa di risparmio di Genova è stata commissariata, la linea del governo basta aiuti, salva banche. Vediamo adesso andare sul quotidiano La Repubblica, migranti, i sindaci disobbedienti, legge disumana non va applicata, la rivolta da parte del palermitano Orlando, Salvini, gravissimo, ne risponderete, dice in tribunale. E inoltre, vediamo nel taglio basso, con anche la foto di copertina, una delle Bindu e Kanaka nel tempio proibito è la vittoria delle donne indiane. Inoltre, nell'articolo di spalla di sinistra, scoppia il caso della Cassa di risparmio di Genova, la Banca Centrale Europea commissaria la banca. E l'inchiesta, tifoso del Napoli e l'investitore dell'ultra interista. Sappiamo di quello che è successo sulla morte del tifoso napoletano durante la partita Inter-Napoli. Il Fatto Quotidiano, titolo di apertura al reddito, ecco chi lo avrà, cosa dovrà fare e quanto prenderà. Dopo 12 mesi c'è l'obbligo di accettare qualunque offerta in Italia. E inoltre, vediamo nel taglio basso, vitalizi e altri tagli, la Camera risparmia 150 milioni di euro in 3 anni. In attesa dell'esito dei ricorsi degli ex parlamentari, i soldi restano in cassa.
Inoltre nei box in basso vediamo Orlando, sindaco di Napoli, Nardella di Firenze e De Magistris di Napoli, ribelli contro il decreto legge di Salvini sull'immigrazione. Vogliamo andare avanti. Il Messaggero, questa volta il quotidiano nazionale, sindaci ribelli, scontro con Salvini. Orlando disobbedisce al decreto sui migranti, De Magistris e Nardella lo seguono, il Viminale ne risponderanno legalmente, Molteni fanno un dispetto, dice, ai cittadini. Vediamo nel taglio centrale una triste notizia, in Val di Susa il dramma della bambina romana, a 9 anni muore sugli sci, il papà dice colpa delle barriere. Statali invece, primi aumenti d'aprile, stretta del fisco sui finti poveri, fino a 14 euro al mese per il mancato rinnovo del contratto nella pubblica amministrazione. Libero, quotidiano nazionale, eppure non trovano lavoro. Le donne italiane sono le più istruite al mondo. Dice, siamo al primo posto per iscrizioni femminili all'università e al 118° per il contributo rosa all'economia del paese. Tanto sapere sprecato, dice qui il quotidiano Libero. Inoltre nel centro pagina vediamo l'ex campione del mondo Schumacher che fa 50 anni, dice però è inutile illudersi che si riprenda. Compleanno di un campione ormai vegetale. Vediamo il Manifesto, rivolta in comune, dice il titolo di apertura e foto di apertura del quotidiano Il Manifesto, parte da Palermo la disobbedienza civile al decreto sicurezza del governo giallo-bruno. Il sindaco Leoluca Orlando al Manifesto dice difendo la Costituzione, lo seguono Firenze, Parma e Reggio Calabria. Salvini reagisce con i toni consueti, ne risponderete, dice legalmente in tribunale, dice qui l'articolo stato scritto sul quotidiano Il Manifesto. Inoltre nel taglio basso governo alla prova delle misure bandiera con la maggioranza che in Senato si assottiglia. La manovra la via Crucis dice non è finita. Inoltre la Torino-Lione avanti mentre i 5 Stelle tacciono in attesa della valutazione dei costi e benefici sulla TAV. Vogliamo adesso vedere il Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale, che titolo di apertura, reddito di cittadinanza, ecco le 10 tappe per ottenere l'assegno. La bozza di decreto dice dal 1 marzo i beneficiari potranno presentare domanda alle poste, poi verifica INPS sui requisiti, decisiva per ricevere la card con l'importo spettante e inoltre manca l'accordo con le regioni sulla distribuzione di 4.000 nuovi navigator. Vediamo invece sul centropagina le foto anche che sono riportate, dice è Neymar il calciatore che vale di più, Cristiano Ronaldo invece resta fuori dalla top 10. Gli articoli di spalla invece, l'immatricolazione 2018 delle auto, l'Italia frena per la prima volta dal 2014, meno 3,11%. Dopo 3 mesi in calo il mercato italiano, dice dell'auto, tenta in dicembre un modesto sprint. Economia invece internazionale, ombre sulla crescita cinese, le grandi banche in crisi. Dice la Cina spaventa i mercati, la crescita del paese quest'anno è prevista al 6,2% dopo il 6,5% stimato per il 2018. Andando ancora sugli articoli di economia, vediamo la crisi della Cassa di risparmio di Genova per i commissari, un piano lampo in 4 mosse, strategia e inoltre il più capitale per una fusione. Inoltre, sempre nella parte centrale, rischio aiuti di Stato per i nuovi
PIR, i piani individuali di risparmio, più vincoli per evitare il no dell'Unione Europea. Dopo il giornale economico ci vogliamo spostare al quotidiano Avvenire. Obiezione umanitaria, al titolo di apertura, Orlando e De Magistris non applicano il decreto sicurezza per gli immigranti. Anche l'ANCI chiede modifiche, Salvini non si può, dice, dovrete rinunciare ai fondi. Inoltre, nel box del taglio alto, la nave senza porto, Malta ora apre le sue acque alla Sea Watch. Malta dice offre un riparo nelle sue acque territoriali, ma non concede lo sbarco ai 49 profughi salvati dalle ONG. Inoltre, nel centro pagina, vediamo una foto, d'inchiesta sempre di più i senza tetto. Adesso sono 553.000 in America, il picco a Los Angeles, conseguenza del caro affitti. Dice aumentano i senza dimora nell'America del nuovo boom. E vogliamo anche spostarci, dopo aver letto il quotidiano L'Avvenire, sul Mattino di Napoli, articolo di apertura sicurezza, scontro sindaci Salvini, da Palermo a Napoli, da Firenze a Torino, non applichiamo il decreto sui migranti. Il ministro, il Colle ha firmato la norma, ne risponderanno i cittadini e in tribunale. Infatti vediamo quello che sta accadendo in base al decreto legge. Infatti la disobbedienza parte dal sud da Palermo con il sindaco Luca Orlando, l'oggetto è il decreto sicurezza di Salvini sui migranti da non applicare secondo i sindaci rivoltosi. Inoltre nel taglio centrale vediamo a Napoli infarto. Chiusi tutti i reparti di riabilitazione, dice l'articolo, va in pensione l'ultimo primario del Monaldi, la rivolta dei pazienti rimasti senza assistenza. Inoltre nel taglio basso vediamo anche una foto, un cingalese arrestato e condannato, la donna ricoverata in ospedale mostra la foto del suo cagnolino, dice io al guinzaglio del mio cane il mio ex peggio di una bestia. E infatti dice l'articolo della donna che è stata intervistata, ci ho capito che mi avrebbe ammazzato, accecato dalla gelosia, il mio ex è peggio di una bestia, racconto della donna srilanchese che ai gradoni di Chiaia è stata trascinata con il collare del cane. L'uomo è stato arrestato dai vigili e condannato. Inoltre il piano della Guardia di Finanza, anti-evasori contro i finti poveri e lavori in nero, controlli incrociati tra banche dati e la possibilità messa nero sul bianco dal governo in un decreto ad hoc di accedere all'anagrafe tributaria da parte della Guardia di Finanza, dice, è previsto dal piano anti-evasione dell'esecutivo. Il quotidiano Il Giornale, attacco al decreto sicurezza, disobbedienza incivile, dice qui l'articolo di apertura del quotidiano Il Giornale, rivolta dei sindaci rossi, non rispettiamo le leggi sui migranti, regalo ai furbetti, controlli impossibile per il reddito, dice qui l'articolo. E nel taglio centrale vediamo la foto di Beppe Grillo, dice lascia lo scettro, il suo blog ha perso 30.000 posizioni. Dice nell'articolo era uno dei più cuccati, più visti al mondo. Nel taglio basso vediamo la disgrazia che è successa al Sestriere, bimba muore sugli sci davanti al papà, aveva 9 anni, inutile il trasporto all'ospedale di Torino. Infatti dice passata una giornata di neve e si è trasformata in una tragedia per una famiglia romana in vacanze in provincia di Torino. Inoltre vogliamo andare avanti col quotidiano La Stampa,
Reddito di cittadinanza, prime lettere ad aprile, assegno medio 498 euro. Il decreto invece sicurezza Orlando contro Salvini, a Palermo non lo applichiamo, altri sindaci decisi a seguirlo. Il vice premier Matteo Salvini dice ne risponderete legalmente. Nell'articolo di spalla del taglio alto, ribaltone al Cassa di risparmio di Genova, la Banca Centrale Europea interviene e dà la banca ai commissari. Infatti qui l'articolo dice la Banca Centrale Europea, commissaria alla Cassa di risparmio di Genova, dimissioni a raffica del Consiglio di amministrazione azionisti nel mirino, modello Veneto o statalizzazione. Il governo, dice qui l'articolo, studia il piano per evitare il baratro. E nell'articolo del taglio di destra, taglio alto, XT, minaccia a Taiwan, XT, il presidente cinese, pronti a usare la forza, dice, per unire la Cina. Nel taglio centrale, vediamo anche la foto di copertina, in India scoppia la rivolta contro le donne nel tempio indù. Poliziotti in difesa delle donne dopo l'ingresso del luogo di culto proibito di Samarebana. E inoltre nel box centrale dell'articolo di spalla, la guerra dei pedaggi sulle autostrade risparmi fino al 10%. E nel taglio basso vediamo alcuni articoli, soci, cassieri e clienti, il market autogestito. Agli antipodi del classico supermercato che dice si trova nell'Emporio Camilla, primo esperimento in Italia di cooperativa in cui i soci sono a gestire direttamente tutta l'attività mettendo in vendita i prodotti biologici. E il Tempo, quotidiano nazionale, Napoli e Palermo, il titolo di apertura, sindaci fuori legge. La protesta, Orlando, De Magistris ed altri annunciano che non rispetteranno il decreto sicurezza. Difendiamo gli immigrati, dice. Eroi? No, violano la legge, ma a finire nei guai sono i loro funzionari. Nel taglio alto, dramma sulla neve, romana di 9 anni muore in sci. La piccola che abitava a Monteverde era in vacanza in Val di Susa, inutile l'intervento dell'elisoccorso. Dice era in vacanza con la famiglia che si è trasformata in tragedia. Andiamo nel taglio centrale, Renzi dice shock, presto tornerò al governo. Negli articoli di spalla, stop all'operazione immobiliare, addio nuovi uffici per gli onorevoli, Fico blocca l'acquisto. Condannato a 16 mesi, la compagna lo lascia, lui la trascina col collare. Inoltre, vediamo negli articoli di box riportato in basso, muore un altro Clochard, flop del piano freddo pensato dal comune. E inoltre il Papa, meglio atei che cristiani pro ipocriti, dice. Inoltre il secolo d'Italia, reddito di immigrazione. Gli stranieri che potrebbero intascare il reddito grillino sono circa 200.000. Da Fratelli d'Italia arriva subito un altolà affinché questa ipotesi venga smentita dalla Lega. Nel titolo di apertura, poi inoltre nei box in basso vediamo caos totale nel movimento 5 Stelle, De Falco annuncia ricorso in merito all'espulsione che è avvenuta da parte sua nel movimento 5 Stelle. Gasbarri, pacchia continua, reddito beffati gli italiani. E infine Orlando contro Salvini dice non applico, dice il sindaco di Palermo, il tuo decreto legge. E la verità. Quotidiano nazionale, la manovra infinita, niente pensioni di cittadinanza nel 2019, malgrado le promesse di Di Maio, nella bozza di legge è scritto che il provvedimento scatterà soltanto nel gennaio dell'anno prossimo. Molti paletti, prima fra tutti l'erogazione al nucleo familiare, polemica per il reddito agli immigrati, a loro 1,2 miliardi. La fattura invece elettronica parte malissimo, il sito dell'Agenzia delle Entrate va subito in crisi. Inoltre, nella
centropagina, vediamo la foto di copertina del Mario Draghi. Ora la Banca Europea può vendere, la Banca Centrale Europea può vendere la Carige, la Cassa di Risparmio di Genova, a chi vuole e ok del governo. Inoltre nel centropagina vediamo il Papa dice meglio atei che cattivi cristiani. Bergoglio lancia in un'altra affermazione destinata a far discutere, bastonando i fedeli che non si arrendono alla globalizzazione delle anime e non mettono la carità e l'accoglienza al di sopra di tutto. Inoltre vediamo la foto di Luciano Benetton, l'autostrada più cara d'Italia, pedaggi fermi ma non in Val d'Aosta, i Benetton brindano pure nel 2019. L'autostrada più cara d'Italia, la RAV, il raccordo autostradale Val d'Aosta, controllata dai Benetton, quest'anno salirà del 6,3% e fa parte del 10% delle tratte graziate dal governo. Inoltre, nel concludere i quotidiani nazionali per poi passare a quelli sportivi, profumo di truffa nel business del tartufo, occultato nelle nostre sale il film che racconta l'ipocrisia degli intellettuali. Inoltre, altro articolo. Vogliamo adesso passare alle prime pagine dei quotidiani sportivi. Quotidiano Tutto Sport, vediamo titolo di apertura, Ramsey sì, ma Beppe chissà. Il responsabile dell'area tecnica della Juve è a Dubai, dove oggi Ronaldo sarà premiato con il Global Soccer sul giocatore dell'Arsenal e sull'olandese dice ci siamo. Il francese invece è un'ipotesi fantasiosa, ma la fantasia aiuta. Asse col Genova, Sturaro per Romero. E invece nel taglio alto vediamo il centrocampista che piace anche al Genova, McKin aspetta il Toro, Gallo invece il nuovo contratto. L'Inter Dosang o Jean Cotto per il centrocampo a caccia di un'occasione in prestito. E sempre negli articoli sportivi vogliamo adesso spostarci al quotidiano, vediamo, Corriere dello Sport. Corriere dello Sport con titolo di apertura Ramsey subito, bianconeri scatenati dal direttore sportivo Paratici, in pressing per il gallese dell'Arsenal in scadenza a giugno. L'idea è di anticipare i tempi e portarlo adesso a Torino, battendo la concorrenza del Paris Saint-Germain. Dice Juve sempre più vicina al colpo di gennaio. Invece De Paul per la Roma, Monchi lavora per regalare a Di Francesco il fantasista argentino dell'Udinese. Caccia anche al mediano, si fa avanti Berger. Pausa di riflessione invece su Dendon Kerr. Vogliamo adesso vedere anche il Milan. Milan Higuain avanti insieme, il club ha deciso, il centravanti non parte a gennaio, porte chiuse alla Premier. Adesso vogliamo concludere la prima parte con l'ultima prima pagina sportiva della Gazzetta dello Sport. Barella sfida Inter-Napoli, trattative, dice l'articolo, iniziate per il gioiello del Cagliari che è valutato 50 milioni, il pericolo inglese. Invece la Juventus, boom Ramsey e Trincao. Bianconeri in azione via libera al gallese, Paratici incontra Mendes per bruciare Marotta e avere subito il portoghese. E inoltre vediamo altri articoli di sportivi, il Milan sceglie Sensi, c'è il sì di Gattuso, può arrivare in prestito con il riscatto. Vogliamo adesso fermarci qui nella prima parte di Mattino 6, facciamo un break pubblicitario. Prima vogliamo vedere però le trasmissioni meteo di quest'oggi e poi riprendiamo con la seconda parte e andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6, vogliamo subito iniziare con la lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali della Regione Abruzzo. Vogliamo subito iniziare con il quotidiano Il Centro della provincia di Pescara, con gli articoli interni. Vediamo subito con
la Lega che punta i piedi, no ai tagli, no agli ex del centro-sinistra, dice qui l'articolo, e inoltre stop definitivo del segretario regionale Bellachioma, Olivieri, Monaco e Gerollo Sormo. Domani arriva Salvini a sancirlo, ma l'UDC non ci sta e ne esclude uno solo. Vogliamo anche passare sempre alle elezioni regionali che si terranno i primi di febbraio. La Marcozzi spara a zero del Movimento 5 Stelle contro tutti i rivali. Infatti la candidata parla del poltronificio e attacca soprattutto il Carroccio, raccatta gente, dice, con la ruspa. Invece Legnini, oggi l'incontro con i sindaci e le associazioni, infatti intervista all'ex rettore D'Amico che sta preparando il programma dell'ascolto, dice: sentiremo tutti, soprattutto i piccoli imprenditori alle prese con la grave crisi. E inoltre Di Stefano dice: vada solo, lo confermo, l'ex deputato sta per presentare le liste, io e l'amico Toto non cambiamo strada. Andiamo avanti sempre in merito all'Abruzzo. Questa volta in merito alle pensioni, età per l'uscita, taglia le tasse, che cosa prevede la manovra nel 2019, quali sono le novità, dove sono gli intoppi, 5 mesi in più per la vecchiaia. Questo l'abbiamo trovato anche nell'articolo di apertura. Cronaca di Pescara, città controllata da 75 super telecamere, in arrivo i nuovi impianti per la sorveglianza nelle zone critiche, stanziati 500.000 euro, niente contributi da parte del Ministero. Questo è il progetto del Comune di Pescara. Ricopiano, Di Marco, l'ex presidente della provincia, l'8 gennaio davanti al pubblico ministero per evitare il processo. Fissati anche gli interrogatori per i nuovi indagati che hanno chiesto di essere ascoltati. Mercoledì 9 toccherà Lacchetta, giovedì 10 sarà la volta dell'ex prefetto di Pescara, Provolo. Pescara, sempre sulla cronaca, bandito assalta la banca col taglierino, il rapinatore è riuscito a farsi consegnare 2.500 euro dal personale della Banca Popolare di Viale Bovio e poi si è allontanato a piedi. Inoltre, vediamo, andando avanti, allerta neve, soprattutto nella parte dell'Abruzzo, pronte 300 tonnellate di sale. Il comune invia mezzi a Colle Madonna e San Silvestro per fronteggiare l'ondata di gelo prima della tregua del weekend. Infatti vediamo che è prevista da questa notte e anche domani mattina. Infatti ci sono anche dei consigli che ci vengono dati, pneumatici, scarpe e contatori. Ecco cosa fare, come affrontare l'emergenza, le raccomandazioni del Comune di Pescara, Sportore, ma sicuramente di anche altri comuni. E la Stele invece d'Annunziana, al via il restauro atteso da 10 anni, affidato l'incarico per la progettazione dell'intervento, i lavori partiranno in estate, dice, stanziate, dice qui l'articolo, 270.000 euro. Qui vediamo nella foto l'assessore Paola Marcheggiani che sta esponendo il progetto di questo restauro. Inoltre ci spostiamo adesso alla cronaca di Montesilvano, le contromisure del comune nel contrastare la prostituzione, volontari, monitor e multe, le ricette antiprostituzione. Dal 2018 tante ragazze, dice, tolte dalla strada dalla comunità Papa Giovanni XXII, sanzioni per 10.000 euro ai clienti, telecamere in arrivo su Riviera e Retropineta. Allarme a Spoltore per i furti in casa, i colpi negli ultimi giorni preoccupano i residenti. Il consigliere Marina Febbo chiede il potenziamento delle forze dell'ordine. E inoltre vediamo anche altri articoli. Commercianti, un piano per rilanciare Largo Vergani e Francavilla, ci siamo spostati, il centro commerciale naturale continua a far discutere e gli operatori, e nel mirino i parcheggi, la segnaletica e le strategie per attivare i nuovi clienti.
nel taglio basso vediamo anche come il comune di Francavilla si è già organizzato e sono pronti per l'emergenza neve che si terrà questi 2 giorni. Anche il comune di Popoli, vediamo nell'articolo, si prepara ad affrontare l'emergenza neve. Il piano prevede interventi sulle strade collegate a caserme e pronto soccorso. A Chieti, ci spostiamo nella provincia di Chieti, a San Salvo, capannoni a fuoco, paura nella zona industriale, distrutte 3 aziende, in ginocchio rivenditori di bevande e articoli per la casa, indagini sul dolo, le fiamme dal materiale accatastato in un piazzale. E a riguardo il prefetto per il 10 gennaio alle ore 10:30 ha convocato il comitato di sicurezza proprio sul posto. E ha convocato anche i sindaci dei comuni di Vasto e San Salvo. Infatti vediamo nelle foto i capannoni che hanno bruciato e l'intervento dei vigili del fuoco. Verso le regionali, politici e professionisti, Raimondi e Di Gianmarco si candidano con Legnini. Il consigliere e il primario di cardiochirurgia in campo con la preside di Renzo in municipio. Si tratta di Biase, scarica Fratelli d'Italia e va con Forza Italia. Marzoli invece con il Partito Democratico. Infatti vediamo tutti i movimenti che ci stanno per le elezioni regionali. A Chieti, scenata per una donna contesa, migrante irregolare preso per un amore clandestino. Scoppia una lite furibonda con il marito dell'amante e in casa arrivano i carabinieri. Così si scopre che il giovane marocchino non ha il permesso e scatta l'espulsione. Inoltre, sempre a Chieti, minaccia e rapina un barista, è stato condannato. Giovane si fa dare un passaggio da un conoscente e lo costringe a prelevare i soldi. È stato condannato a 3 anni di reclusione. In merito ai rifiuti, comune di Ortona, cittadini infuriati per il doppio calendario, è polemica il comune di Ortona per la raccolta differenziata riguardante il centro e le frazioni. I consiglieri di minoranza dice c'è un ridimensionamento del sistema porta a porta. Spostiamo adesso la provincia di Teramo, piano neve. Dice sono scattati i piani di emergenza, il comune ha aperto il centro operativo, la provincia ha allertato 56 ditte per liberare le strade e renderle agevoli. Il sistema Gran Sasso, articolo di cronaca, anche qui inascoltati gli allarmi dell'ASL, le nuove accuse del carabinieri del NOE, dopo gli incompleti lavori del commissario Balducci nessuno ha fatto niente. Vediamo, andiamo avanti. Atri muore 2 mesi dopo l'incidente. La procura ha aperto un'inchiesta e dispone l'autopsia. La vittima è un 74enne di Pineto ferito in uno scontro sull'autostrada A14. Vediamo. Andare avanti, chiuso a Roseto il parcheggio di via D'Annunzio, l'accesso all'aria sbarrato di nuovo dai proprietari, oggi ci sarà un incontro in comune per chiarire l'intricata vicenda. Qui vediamo il parcheggio chiuso con le barriere New Jersey che non permettono di far entrare nessuno. L'Aquila, negozi in centro, un Natale deludente, i commercianti chiedono più servizi, lungo il corso c'è un solo sportello bancomat, dice qui l'articolo, via Tre Marie totalmente al buio. E qui c'è un reclamo da parte di cittadini in merito. Invece, in base a quello che è accaduto martedì, il terremoto lesiona alcune case, i residenti in notte di paura in auto. A Collelongo il sindaco Salucci racconta un boato dalla montagna, dopo qualche istante tremava tutto e inoltre dice sono esclusi dei danni agli edifici di Villa Vallelonga e San Vincenzo. Qui vediamo i vigili del fuoco che stanno facendo i sopralluoghi per vedere controllare le case. E ad Avezzano
Si prepara la maxi esercitazione domenica 13 gennaio, prove della protezione civile, cittadini chiamati a raggiungere le 30 aree di attesa. Andiamo anche a spostarci sull'articolo di cronaca, sensori e paline sul Gran Sasso contro il pericolo valanghe. Le attrezzature forniranno in tempo reale, dice, elementi per valutare il rischio di distacco nevoso. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano Il Messaggero della Regione Abruzzo. Anche qui articoli, bus e auto elettrici in centro, il comune pensa agli incentivi. All'esame, iniziative per agevolare gli acquisti, ci saranno misure speciali per i commercianti. Qui si parla della città del futuro, l'idea è limitare la circolazione nella zona storica soltanto ai mezzi pubblici e privati non inquinanti. Inoltre, nella parte centrale, vediamo l'onorevole Mezzo Pezzo Pane con il Cialente, dove bene solo la proroga per le tasse. La deputata dei Democratici ha criticato il provvedimento, assunzioni bloccate, scippo al maxi e dubbi sul decennale. A riguardo vogliamo vedere proprio il servizio che è stato preparato dalla nostra redazione del TG6. Sulla legge di bilancio il Partito Democratico promuoverà iniziative in tutta Italia. L'onorevole Stefania Pezzopane con l'ex sindaco della città Massimo Cialente ha annunciato che alcune vicende saranno oggetto di battaglia parlamentare ma anche politica nei territori. Al di là della manovra, ha detto la Pezzopane nella prima conferenza stampa del 2019, che aumenta le tasse e taglia gli investimenti, per la prima volta la parola L'Aquila non è comparsa nella legge di bilancio. Nulla di nuovo, insomma, ha detto, per la città solo proroghe, anzi dei tagli, vista la situazione del maxi e vicende molto gravi, tra cui quella dei bilanci dei comuni. È grave, gravissima la dimenticanza, in realtà hanno bocciato proprio l'emendamento, quindi non è una dimenticanza ma una scelta, di attribuire 10 milioni di euro di fondi per il Comune dell'Aquila. Sempre li abbiamo messi con il governo di centrosinistra, questa volta non c'era la copertura, una cosa gravissima. Fortunatamente è stato approvato l'emendamento per i 2 milioni di euro per gli altri comuni. E poi la proroga per le tasse, è ovviamente un fatto positivo ma è solo di 6 mesi. E si era concordato un anno. Perché un anno? Perché ci sono le europee. Bene, 6 mesi, ma in questi 6 mesi, se non si apre la trattativa, noi ci troveremo nuovamente con un grande problema. E poi la questione Maxi è vergognosa, perché è stato fatto un taglio al piano per l'arte contemporanea, quindi una cosa veramente surrettizia, di diversi milioni di euro per tutti gli anni a venire, e è in quel piano che c'era la previsione per il Maxi all'Aquila. Quindi è stata fatta una grave operazione che ci toglie risorse e che dovranno essere rimesse. Non a caso ho presentato un ordine del giorno in legge di bilancio perché questo venga fatto. Proroga dei tribunali, è una proroga dei tribunali, esattamente come abbiamo fatto noi. Quando noi abbiamo fatto la proroga dei tribunali minori, urlavano le forze dell'attuale maggioranza che era insufficiente, e adesso la fanno, e solo per un anno. Per fortuna che noi già avevamo pensato ad arrivare al 2020. Quindi manca la ciccia in questa legge di bilancio. Avevano fatto tante chiacchiere e poi alla fine a cosa si limitano? A prorogare male e in maniera anche parziale quello che avevamo fatto noi. Non c'è nulla di nuovo per questo territorio, per non parlare poi del resto, per l'Italia. Vogliamo adesso cambiare argomento, ci spostiamo al maltempo, sempre all'Aquila, che un'improvvisa bufera di neve ha creato dei disagi nella serata di ieri. Infatti, dice, il rischio neve permane anche per le prossime ore. E sempre all'Aquila, Capodanno, caos in quota, c'è l'inchiesta, un migliaio di presenti in un locale da 250 al massimo, la polizia indaga sulla maxi festa al Cristallo finita male. Dice il centro turistico, sottoscritto un regolare contratto, ma il locatore non ha rispettato alcuni termini dell'accordo. Vogliamo adesso
andare avanti, spostandoci nella provincia di Avezzano e Sulmona. Medici in pensione, l'ospedale ora rischia. Capocitti della CISL fa un'analisi della situazione sanitaria. Le colpe del sindacato che non ottimizza la gestione unitaria. E intanto ben 400 unità arrivano dalle agenzie interinali che ormai da anni stanno portando un'enorme precarietà. Inoltre il Sulmona, il piano comune già operativo in merito al piano neve sul bollettino che ha lanciato l'ANAS. E ad Avezzano bolli auto non pagati, scatta raffiche di multe invece. E vogliamo spostarci adesso alla provincia di Chieti, in particolare al comune di Chieti, dove il sindaco Di Primio annuncia in questo mese scatta il rimpasto e sicuramente cambierà, dice, alcune deleghe, serve anche la determinazione. Inoltre la città green, pronti i progetti, via libera 4 interventi, primo cantiere collegamento pedonale fra mega parcheggio e piazza Umberto I. Anche qui vogliamo vedere il servizio preparato dalla nostra redazione del TG6. Prego. Sarà un 2019 pieno di attività, di lavori, di opere, di cantieri che apriranno, di grandi ripristino di alcune aree che sono state in questi anni colpite da dissesto idrogeologico e soprattutto sarà un anno in cui cambierà il volto di una città che punta ad essere il capoluogo green. Questo lo faremo grazie ai fondi che abbiamo ottenuto con i POR per il piano della sostenibilità urbana. Sono 7 milioni di euro che verranno spesi nel corso di quest'anno e nel corso del 2020, ci sono grandi opere come la pista ciclopedonale dello Scalo, così come il rinnovo dei mezzi di trasporto pubblico già arrivati tra l'altro nella nostra città, l'accesso facilitato al centro storico. Nel corso del primo semestre daremo finalmente alla città la possibilità di utilizzare un tunnel non bellissimo ma spero utile, cioè quello che collegherà il parcheggio di via Gran Sasso con il centro storico, e ovviamente riconsegneremo anche la sede comunale dopo la debacle dell'impresa che aveva avuto l'appalto. A livello politico, passate le turbolenze nella sua maggioranza? Credo sia stato, insomma, in qualche modo risolto il problema, anche se continuo a dire il tradimento di un paio di soggetti eletti grazie ai voti del centrodestra alla mia vittoria, oggi stanno all'opposizione, e la distrazione, definiamola così, di due componenti dei partiti di centro, dell'UDC, purtroppo ci ha fatto finire l'anno con un disavanzo di amministrazione, quindi dovremo recuperare i soldi che non abbiamo potuto incassare con la vendita della farmacia, il che vuol dire chiaramente che avremo sacrifici da fare. A febbraio si voterà per le regionali, Umberto Di Primio è stato in ballo per diversi mesi come possibile candidato presidente del centrodestra, ora c'è Marsilio, un nome che continua a far discutere. Sì, se io avessi avuto la possibilità di correre sono certo avrei intanto iniziato la campagna da un po', avrei potuto mettere insieme tutte le parti, ma oggi non si può parlare del passato né rimpiangere ciò che non è stato, dobbiamo guardare avanti, il centrodestra è avvantaggiato in queste elezioni perché il centrosinistra, chiunque candidi, anche con candidature cosiddette autorevoli, è un centrosinistra che è responsabile dei gravi danni che oggi l'Abruzzo subisce. Il Movimento 5 Stelle è chiaramente la forza che continua a danneggiare gli italiani, aumentano le tasse, tolgono i finanziamenti all'Abruzzo, compreso la mia città, parlo del decreto periferie, il candidato presidente dice di voler togliere i soldi del masterplan che riguardano Chieti, resta il centrodestra che fino ad oggi ha dimostrato comunque un'affidabilità laddove ha governato, e credo che oggi il centrodestra possa e debba dare una risposta agli abruzzesi, anche con Marsilio. Vogliamo cambiare argomento, ci spostiamo adesso al piano neve che i comuni stanno facendo, in particolare Chieti, il piano delle emergenze, il comune dice allertate 13 ditte, a disposizione 35 mezzi, poi altri 4 comunali, 600 quintali di sale e 20 spallatori della Ecolan. E il tutto è stato organizzato perché sappiamo che abbiamo 2 giorni di allerta neve. E invece a Ortona il caso rifiuti, l'indifferenziato dice ogni 15 giorni e scatta la polemica. E inoltre vogliamo andare avanti, provincia di Teramo, allerta meteo, anche qui il comune apre il centro operativo, massima attenzione ai presidi sanitari e all'interno del comprensorio montano.
Inoltre, ci spostiamo, anche la Ruzzo dà delle informazioni sul problema del non far ghiacciare i contatori, perché le temperature si abbasseranno e potrebbero creare dei disagi e problemi. Zona di Giulianova, Roseto e Val Vibrata. Col furgone sul ciglio del burrone, una comitiva di 10 ventenni, tradita dal navigatore, è rimasta per ore bloccata nel fango dopo i festeggiamenti di Capodanno. Due ragazze si sono allontanate per cercare aiuto nella zona e di Contrada Muraglie di Montefino le hanno trovate i poliziotti. Vogliamo adesso passare al quotidiano regionale La Città, sempre in merito all'Abruzzo. La Marsica, quello della Marsica è un nuovo sisma. Gli esperti dice non c'è alcun collegamento con il terremoto dell'Aquila e quello del centro Italia. Hanno dato queste garanzie gli esperti sismologi. Scattato il piano neve su tutta la provincia di Teramo, spazzaneve, spargisale, mobilitati insieme ai volontari della protezione civile. Nessuna limitazione al traffico, dice qui l'articolo. E andando avanti, leggiamo altri articoli, qui vediamo il sindaco D'Alberto, annuncia misure contro le culle vuote, nella visita al primo nato dell'anno la riflessione sugli incentivi destinati, dice il sindaco di Teramo, alle famiglie delle giovani coppie. E nel 2018 nati 1460 bambini, 820 al Mazzini di Teramo e 640 al Vabibrata di Sant'Omero. Sono le statistiche che ci sono, che il giornale ha fatto pervenire. Nasce l'Unione del Centro-Sinistra a sostegno di Marsiglio. Democrazia Cristiana, Movimento Idea, Unione di Centro correranno con un unico simbolo alle elezioni regionali. E qui vediamo i leader di questi tre movimenti, Gianfranco Rotondi, Gaetano Quagliarello e Lorenzo Cesa dell'UDC. Inoltre, andando avanti, ci spostiamo sull'articolo di cronaca, dispersi nel fango tra le campagne di Montefino, perdono la strada dopo aver passato il Capodanno in agriturismo e finiscono col furgone nel pantano. E dice il navigatore avrebbe indicato la strada sbagliata per raggiungere l'autostrada A14 facendoli finire in aperta campagna, dice qui l'articolo, e sono stati ritrovati dalla polizia. Il programma di sviluppo rurale, qui abbiamo l'assessore regionale Dino Pepe, obiettivo raggiunto al 120%, l'assessore regionale fa il punto della situazione dopo l'arrivo dei decreti di pagamento da parte dell'AGEA. Vogliamo spostarci adesso anche qui su altri articoli. Accesso a Martinsicuro, comune, agli atti contro l'abbattimento dei tigli. Sappiamo che già in passato c'è stata una protesta. Il comitato cittadino ha presentato un'istanza all'ANAS per i tagli lungo la 259 strada statale. Elezioni. Sempre scende in campo qui al comune di Giulianova il campo, il polo civico, assieme azione politica, linea retta Giulianova, progetto Giulia civicamente. Lo schieramento trasversale, dice, vede la presenza di gruppi di vari movimenti e di ex amministratori del centro-sinistra. Vogliamo adesso spostarci al comune di Roseto, dove qui vediamo nella foto il sindaco Di Girolamo, e il PD apre ai socialisti e alla società civile. La nomina di Orazio Vannucci ad assessore all'urbanistica ha anche una valenza, dice, di carattere politico. E inoltre Di Girolamo dice la delega al bilancio ha deciso di tenersela per evitare intermediazioni e controllarla da vicino. Inoltre andiamo al comune di Silvi,
Partipilo attacca sullo stallo parco giochi, lavori fermi, quelli al Lido e mai cominciati. Le tempistiche, dice, i lavori dovevano concludersi entro la scorsa estate, ma non finiranno prima della primavera, dice qui il consigliere. Vogliamo adesso riprendere e cambiare argomento, passare alle notizie sportive. Abbiamo lo sport e la Juve, Ramsey e Romero volata col Napoli per Tobido. I bianconeri hanno in pugno il centrocampista dell'Arsenal e il baby del Genova. Invece il Milan c'è Ferreira, Carrasco. Vediamo infatti il mercato dei giocatori. E inoltre ci vogliamo spostare al Pescara Calcio, parla il presidente Sebastiani Pescara, credo nella Serie A, siamo secondi con merito, prenderemo un attaccante, dice il presidente del Pescara Sebastiani. Invece Palazzi può tornare all'Inter, rebus Makin, la mezzala vuole più spazio, il Delfino attende l'offerta del Genova per il Gueneano, se parte arriva Omeonga. E sempre sul Pescara, Palermo già promosso, la sorpresa, parliamo sempre della Serie B, è il Lecce nel campionato di Serie B, dicono gli esperti. Passiamo adesso al Teramo Calcio, alla Serie C, il colpo di mercato. Giorgi, darò tutto per il Teramo, il neoacquisto, ringrazio la dirigenza per l'opportunità, riparto con grande voglia ed entusiasmo. Anche qui vogliamo vedere il servizio della nostra redazione del TG6. Prego. Il Teramo è prontissimo per l'inizio del calciomercato, poste le basi per una vera e propria rivoluzione in attacco. I nomi che fanno sognare i tifosi biancorossi sono quelli di Rocco Costantino e Andrea Bianchimano. Costantino è in scadenza con il Sud Tirol, con cui lo scorso anno ha disputato una splendida stagione culminata con la semifinale playoff. L'attaccante pinetese, non convocato domenica scorsa per la gara proprio con il Teramo, era comunque sulla tribuna del Bonolis. Il presidente Campitelli è al lavoro da tempo per quello che è il principale obiettivo del Diavolo, e nelle prossime ore, per superare ogni eventuale concorrenza, parlerà di nuovo con l'entourage del giocatore per liberarlo dal Sud Tirol e portarlo alla corte di Maurizi. Dal canto suo il tecnico laziale ha avanzato nelle scorse settimane un nome sempre per l'attacco, si tratta appunto di Andrea Bianchimano, centravanti di grande struttura fisica, di proprietà del Perugia, dove non ha spazio. Maurizi garantisce sul giocatore, che ha allenato lo scorso anno alla Regina, ed è certo anche della compatibilità con Costantino. Arriverebbe con la formula del prestito. Per due attaccanti che arrivano, due che sono al passo da Dio. Antonio Bacio Terracino ha sbloccato il match con il Sud Tirol e subito dopo la partita ha salutato i compagni di squadra. L'esterno napoletano lascia il Teramo dopo un anno e mezzo e su di lui si stanno muovendo club di B come Cosenza, Livorno e Foggia. Va via anche Gianmarco Piccioni, il cui rapporto con la piazza non è mai decollato anche a causa del brutto rendimento. 21 partite tra campionato e coppa e 0 gol segnati. Domenica anche la mancata convocazione col Sud Tirol come segnale di imminente cessione. A proposito di uscite, potrebbe essere ceduto anche uno dei giocatori migliori per rendimento in questa prima parte di stagione, l'estremo Michal Lewandowski, su cui ci sono club di categoria superiore. Lewandowski potrebbe essere ceduto e restare in prestito fino a fine stagione, oppure potrebbe andare via e a quel punto Pacini diventerebbe il titolare. In arrivo poi anche il centrocampista Luigi Giorgi, il cui innesto darebbe esperienza e fisicità al reparto mediano biancorosso. L'ex Atalanta e Ascoli però è reduce da un anno esatto di inattività a causa di alcuni infortuni, tanto che dallo scorso agosto ha risolto il contratto che lo legava allo Spezia ed ora arriva a Teramo da svincolato, auspicando che nel tempo acquisisca una condizione fisica che gli permetta di dare un importante contributo alla causa del Diavolo. Vogliamo passare alle pagine sportive del quotidiano Il Messaggero della Regione Abruzzo, dove si parla ancora del Pescara. Crecco accoglie Rossi al Pescara, l'attaccante della Lazio oggi compie 22 anni e arriverà la formula del prestito secco, dice qui l'articolo. E inoltre, sempre in merito al Teramo Calcio, Campitelli dice
potrei lasciare il padrone, intanto annuncia l'arrivo di Costantino Biancamano e, come abbiamo visto adesso, Giorgi. Anche qui il quotidiano della città della provincia di Teramo, si parla del Teramo a gennaio, un vero e proprio repulisti, tante partenze in un organico amplissimo e che la gestione Maurizio ha rimesso nella giusta direzione. Qui vediamo anche nella foto il portiere del Teramo. E vogliamo concludere con questo articolo di Atletica. L'Atletica Vomano dichiara guerra al drop out nel nuovo anno. Tempo di bilanci e di nuove, dice, iniziative per l'associazione sportiva del Morro d'Oro. Io con quest'ultimo articolo vi ringrazio per averci seguito con la nostra rassegna stampa di Mattino 6, che potete ritrovare domani mattina sempre alle ore 8. Per il momento vi auguro buona giornata e vi ricordo i nostri telegiornali di TG6 che ci saranno alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Buona giornata.